Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con pillole diverse dalle lezioni a città di Castello. È una delle ultime puntate di questo primo turno. Se ce ne sarà bisogno, ci ritroveremo per il secondo turno, dopodiché mi dedicherò completamente allo sport, perché sinceramente abbiamo dato in questo mese e mezzo. Allora, ospite di questa puntata, Manuela, perdonami, Puletti, Lega Nord. Ben trovata. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, prima battuta che faccio, c'è stato spazio in questa campagna elettorale per le donne? Sinceramente, è una domanda che mi viene dal cuore. Ho intervistato tanti giovanotti e un po' meno gentildonne. Per quale motivo? Beh, sul motivo perché tu hai intervistato più uomini o più donne, dovresti rispondere tu. Ti dico che, Ma per come la perché penso io. mi hanno indicato molte volte gli uomini, cara Puletti? Per questo lo dico. Quindi probabilmente fai a parte anche tu, comunque sia di quel senso comune dove la donna in politica non sempre, diciamo, ha comunque sia una strada un pochino più in salita rispetto agli uomini, no? Basti pensare che la prima donna in politica arriva nel 1976 con Andreotti, voglio dire. Quindi da allora un pochino di strada è stata fatta, però ancora ce n'è tanta da fare. È Allora, no, anche vero, però. è una battuta che faccio perché lancio un'idea che è quella che al secondo turno, se avrò voglia di fare il confronto, non lo farò fra i due candidati, ma tra due donne che fanno parte delle due coalizioni. Il confronto sarà tra donne e quindi non tra candidati e così cercheremo, no, di compensare. Sul serio. Mi sono accorto che magari no, potevamo gestirla meglio, colpa mia, adesso ho fatto la battuta prima. Detto questo, andiamo nel concreto, partendo subito da quella che credo sia una delle questioni aperte per quanto riguarda Città di Castello, armamento della Polizia Municipale. Perché lo dico? Perché c'è una visione totalmente differente fra centrodestra e centrosinistra, però c'è un'esigenza nel cercare di dare ai cittadini serenità. Come facciamo? Qual è l'obiettivo della Lega per quanto riguarda la sicurezza Città di Castello e nell'intero territorio? Beh, faccio un passo indietro. Quando tu mi dici che ci sono due visioni chiaramente diverse per affrontare quella che è la sicurezza urbana, credo che sia anche un po' il gioco delle parti e credo che sia anche un po' quello che dovrà poi riflettere il consenso cittadino, nel senso che la Lega ha sempre fatto una battaglia sulla sicurezza, una battaglia identitaria, l'ha portata a livello nazionale e poi a scalare nelle varie regioni, nei vari comuni. Per quanto riguarda, nel caso, Città di Castello, chiaramente noi lo abbiamo detto e lo ribadiamo. Per noi è fondamentale, è una priorità dare alla Polizia Municipale quegli strumenti idonei per garantire sia la sicurezza personale nel momento in cui vanno in azione, sia la sicurezza appunto cittadina. Armare la Polizia Municipale è per noi un deterrente contro quelli che sono chiaramente eventuali reati che si possono, che possono avvenire, non ultimo nella cronaca, no? Le varie aggressioni, non soltanto nelle periferie, ma anche nel centro storico. Era il 2016 quando la Lega ha portato in consiglio comunale a Città di Castello la mozione per armare la Polizia Municipale. Quella mozione si è poi persa nei meandri delle varie commissioni e non ha mai trovato alla fine un'esecuzione. Però per noi è fondamentale, lo ha fatto Matteo Salvini a livello nazionale con la sicurezza, no? Quando è stato al Ministero dell'Interno, riducendo gli sbarchi e anche le morti in mare. Ma lo ha fatto anche il sindaco, e con tutte le proporzioni ci mancherebbe, il sindaco di Umberti, di Luca Carizza, che assieme all'assessore Cenciarini ha avviato inizialmente un percorso per armare la Polizia Municipale facendo tutti gli accertamenti, tutti gli addestramenti del caso, per poi arrivare a quella che oggi è la Polizia Municipale armata ad Umbertide.
E non è caso che sia un sindaco un assessore della Lega. Lo ha fatto l'assessore Luca Merli a Perugia, che ha dotato di un'unità cinofila alla Polizia Municipale. Quindi è abbastanza evidente qual è la priorità e cosa la Lega vuole fare con Roberto Marinelli, chiaramente Una sindaco. curiosità, questa azione è servita per diminuire i reati per quanto riguarda il territorio che mi dicevi poc'anzi? Beh, chiaramente la non sono, i reati non sono chiaramente scomparsi, penso che basti leggere i giornali, però è sicuramente un deterrente e quantomeno quando vedi un semplice cittadino passeggia per il centro storico e vede comunque la polizia municipale armata, credo che possa essere anche un senso di sicurezza, possa anche trasmettere questo. È un percorso che bisogna cominciare a fare. Non ci vorrà un giorno, non ce ne vorranno 10, però se tu parti con un percorso, probabilmente i risultati finali li ottieni. Allora, la sicurezza però è anche altro, quindi diciamo dotare la città e il territorio di più telecamere di videosorveglianza, cercare di coordinare ancora di più le forze dell'ordine, ma io mi voglio spingere oltre Puletti questa sera e vorrei cercare di capire se c'è la possibilità tra i comuni dell'Alto Tevere, di un vero e proprio coordinamento territoriale di tutte le polizie municipali. Mi spiego meglio. Città di Castello, comune capofila, che no, gestisce anche gli altri piccoli comuni per cercare di dare uniformità al controllo del territorio. Sono un visionario? Ma assolutamente no, nel senso che credo che per quanto mi riguarda è un'iniziativa che potrebbe sicuramente trovare un seguito. Chiaramente è nell'intento del sindaco di Città di Castello, che mi auguro sia Roberto Marinelli, riunire i vari attori protagonisti attorno ad un tavolo, sviluppare un programma dal quale partire perché l'interesse sia l'interesse, il fulcro, l'obiettivo sia appunto la sicurezza del cittadino, cioè adottare una politica che non abbia nemmeno colori politici, scusami il gioco di parole, ma che sia indirizzata solo ed esclusivamente verso l'interesse del cittadino. E se diciamo una collaborazione per quanto riguarda la Polizia Municipale può essere, ripeto, all'interno di un tavolo una soluzione, dico perché no? Allora, altra questione, economia pubblica, parleremo di partecipate, ma anche ridare dignità al piccolo imprenditore, alle partite IVA, all'artigiano, all'agricoltore, magari a chi vuol fare impresa, alle piccole start-up. Su questo, che cosa potrete fare? Cioè, quali sono le idee che magari la Lega ha nel provare a rilanciare alcuni settori dell'economia di Città di Castello che, ahi noi, sono in grande sofferenza? Faccio due esempi: il settore cartotecnico, il settore del mobile, il piccolo artigianato, cioè un'economia che prima era un fiore all'occhiello che in questo momento sta attraversando un momento di grande difficoltà. Guarda, io sono abituata a parlare più per fatti che per slogan. Gli slogan li utilizziamo quando chiaramente c'è da utilizzarli, ma quando parliamo di situazioni concrete come quella di adesso, ti faccio un esempio concreto. Uno degli ultimi atti che abbiamo portato in Consiglio Comunale a Città di Castello è stata una piattaforma online che abbiamo diciamo preso in prestito dalla Lega di Orvieto, che l'ha portata in consiglio comunale ed approvata. È una piattaforma nella quale vengono incluse a titolo assolutamente gratuito le attività di cui vogliono far parte attraverso un progetto di marketing, sponsorizzare anche un mercato online che chiaramente con il discorso Covid può trovare sicuramente più agevolazione.
rispetto a questa mozione ci è stata mandata anche questa in commissione, poi il Consiglio è terminato, la legislatura è, diciamo così, finita e non ha trovato nemmeno compimento. Questo perché ti faccio un esempio? Perché credo che l'interesse da parte della Lega sia quello di valorizzare quelle che sono le realtà cittadine. Abbiamo sempre detto, come partito, sia a livello nazionale, ma l'abbiamo anche riscontrato nei vari territori, che il potenziare quello che sono le nostre identità, quello che è la nostra cultura, quelle che sono le nostre tradizioni, è alla base di un programma elettorale e non soltanto, è alla base di qualsiasi amministrazione a trazione Lega. Quindi questo è quello che noi vogliamo fare, cercare attraverso anche metodi che magari sono un pochino più moderni rispetto a quelli che sono stati utilizzati, anzi a quelli che non sono stati utilizzati, visto i risultati dalla precedente amministrazione, quindi potenziare anche quello che è il commercio online, cercando di far venire fuori quelle che sono le peculiarità di Città di Castello. Per quanto riguarda il discorso, ad esempio, del cartotecnico, non più di, credo, circa 2 mesi fa, giorno più, giorno meno, c'è stato un tavolo in commissione con con la maggior parte dei referenti del settore del cartotecnico, proprio per raccogliere quelle che sono le istanze di quel determinato settore. Sto parlando, scusami, della seconda commissione regionale, e portare a cogliere quelle che sono le istanze, le esigenze, per poi portare un documento condiviso in aula. Quindi l'approccio è un approccio diretto, quello che la Lega fa nei confronti del piccolo medio artigianato, partendo dal presupposto che appunto per noi sono dei fiori all'occhiello e che abbiamo sempre cercato di valorizzare. Allora, questione partecipate, partecipate pubbliche, altro importante segmento dell'economia del nostro territorio. Anche qui due visioni totalmente differenti, ma un fine unico, che è quello di valorizzare quanto creato nel corso di questi anni. Che cosa farà la Lega? Perché è chiaro che servirà discontinuità rispetto ad una gestione Puletti oramai ventennale, no? Io parto dal presupposto che le partecipate, se gestite bene, possono essere davvero una risorsa per il comune. Certo è che non devono essere considerate come un mero bacino di voti da utilizzare a seconda dell'occorrenza. Quindi, quello che noi vorremmo fare nel momento in cui, e me lo auguro, Roberto Marinelli sarà il sindaco, faremo sicuramente una fotografia di quelle che sono le partecipate, di come stanno quelle partecipate, della situazione che è interna a quelle partecipate, e da lì proseguiremo nella completa gestione verso quello che è l'interesse collettivo, l'interesse del cittadino. E quando tu mi parli di una gestione un pochino più vecchia, diciamo così, parte proprio da questo presupposto, nel senso che serve studiare la partecipata e indirizzarla verso quello che è l'interesse del cittadino e non strumentalizzarla per meri bacini di voti, diciamo così. Una questione, ed è l'ultima domanda che le faccio, è anche quello che sta nascendo, o meglio, è un asse importante, qualora ci sia la possibilità che la Lega governi a Città di Castello, ma anche nella vicina Sansepolcro, e riguarda la sanità. C'è stata una vera e propria apertura di Tesei verso la vicina Sansepolcro. Le porte sono aperte per i cittadini che da Sansepolcro decideranno di usufruire dei servizi del nosocomio Tifernate. È solo propaganda o c'è veramente un passo in avanti importante nel rapporto tra due realtà che sono separate solo da confini regionali? Guarda, direttore, noi abbiamo sempre, come Altotevere, abbiamo sempre un po' risentito del fatto che l'Altotevere fosse un po' isolato. Abbiamo sempre detto che era isolato da un punto di vista infrastrutturale, e oggettivamente un pochino lo è, anche se da quel punto di vista, vedi la guinza, grazie anche all'onorevole Marchetti, dovrebbero arrivare i fondi, dovrebbe comunque sia procedere la questione. Però abbiamo sempre pensato che l'Alto Tevere, rispetto a tutta l'Umbria, pagasse un po' la posizione geografica che ricopre.
Secondo me, un'apertura anche sul fronte, toscano nella vicina Sansepolcro non è propaganda, ma c'è proprio una programmazione, una visione a medio e lungo, termine da parte della Presidente, da parte di tutta la Giunta, quindi anche dell'assessore Coletto, verso quello che può essere un interesse collettivo. Quindi ben venga, bene o male, è stato fatto anche durante il Covid, non verso Sansepolcro, ma comunque sì, abbiamo giustamente accolto anche persone che avevano bisogno provenienti da altre regioni. È altrettanto vero che era una situazione di emergenza, ci mancherebbe, non voglio equiparare le due cose, però dico che nell'interesse cittadino dovremmo sicuramente aprire i confini e cercare quella che è la soluzione migliore per fare sistema e per far sì che i risultati poi vengano recepiti dai cittadini stessi. Bene, termina qua, pillole diverso le elezioni a Città di Castello, grazie a Manuela Puletti, Lega Nord Umbria. Ci vedremo nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, a questo punto per il secondo turno. Buon proseguimento di serata.